Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della emergenza sanitaria. Nel punto stampa di ieri sera, a margine della conferenza delle regioni, il presidente della Giunta abruzzese Marco Marsilio ha lanciato un appello alla responsabilità dei cittadini, l'unica, dice, che possa evitare nuove misure restrittive, un nuovo lockdown. C'è preoccupazione comunque per l'aumento dei contagi anche in Abruzzo, che in 3 mesi sono decuplicati. Sentiamo però di più nel servizio. Abbiamo parlato della seconda ondata che ormai, come dire, è arrivata, quindi è tanto temuta, ma i numeri ormai consolidati dimostrano che c'è in Abruzzo, come nel resto d'Italia, questa nuova ondata di contagi. Sono un appello alla responsabilità e nel contempo una presa di coscienza, le dichiarazioni del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, preoccupato dall'aumento dei contagi nel giro di 3 mesi decuplicati. Il numero zero nella casella dei contagiati a luglio aveva fatto sperare che l'autunno potesse essere meno duro della primavera segnata dal lockdown, ma i numeri e la situazione fuori dai confini nazionali non fanno dormire sonni tranquilli. Molti ci siamo rilassati pensando che l'emergenza fosse terminata e che magari con un po' di ottimismo si poteva sperare che non tornasse più. Invece il virus circola e le prospettive che i virologi, i medici ci hanno sempre descritto di dover imparare a convivere almeno per un'altra stagione, fino a quando non ci saranno terapie molto efficaci o addirittura un vaccino anche in quantità tale da poter creare l'immunità di gregge, e quindi dovremo continuare a convivere e imparare a convivere con il virus. Il DPCM firmato questa notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è un nuovo giro di vite a diverse attività, prime fra tutti quelle ricreative e degli eventi, nel tentativo di evitare il ritorno ad una serrata generalizzata. Il documento è arrivato dopo un lungo confronto anche con le regioni, che ha visto il Presidente della Regione Abruzzo critico verso le restrizioni agli sport amatoriali di contatto e per la presenza del pubblico in occasione di eventi, settori nei quali proprio l'Abruzzo aveva fatto da apripista alle riaperture. Marsilio altresì è tornato a chiedere un ristoro economico per le attività costrette ad un altro mini lockdown, cosa che aveva già fatto in occasione della visita a Teramo del Premier. Se bisogna adottare delle restrizioni che impediscono a delle categorie di cittadini e di imprenditori di poter lavorare, di poter portare avanti le proprie attività economiche, deve scattare immancabilmente un meccanismo di solidarietà che porti al ristoro economico di questo blocco, di questo danno. Per quanto concerne l'anno scolastico, infine, il presidente della giunta regionale ha garantito che si concluderà comunque o in presenza o a distanza, scacciando dunque rischi di blocco della didattica, peraltro negato anche dal ministro dell'istruzione Azzolina. Nel caso di nuove restrizioni, ha concluso Marsilio, si potrà andare avanti e garantire il proseguio delle attività didattiche. E a proposito delle nuove misure anti-Covid contenute nel DPCM varato nella notte, ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano dei tavoli al chiuso o all'aperto. Queste alcune delle nuove norme più significative. Su quanto deciso dal governo, noi abbiamo ascoltato questa mattina i rappresentanti delle associazioni di categoria, in particolare CNA e Confesercenti. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Direttore, è uscito il nuovo DPCM e ci sono delle novità, soprattutto che riguardano bar, esercizi pubblici, chiusura entro mezzanotte. E qual è la posizione della CNA?
Ma la nostra posizione è quella intanto di tutelare sempre la salute e di mettere questo elemento al primo posto. Nello stesso tempo però, come ha riconosciuto anche il Presidente Conte, non si può distruggere l'economia. Quindi si parlava di un orario più basso, quindi è un buon compromesso quello delle 24, ma noi dobbiamo renderci conto, lo sa anche il Governo rispetto a tutte le analisi che sono state fatte, non sono quelli i luoghi di propagazione della pandemia. La pandemia si propaga molto di più in famiglia, con persone che si conoscono, quindi bisogna aumentare molto di più in questi settori la cultura della prevenzione, dell'uso della mascherina e dei dispositivi. Potrebbero arrivare delle novità, soprattutto sul piano economico. Finalmente il governo ha capito che bisogna passare da interventi di ristoro massivo, così come è stato anche giusto fare nella fase di lockdown, a interventi più mirati verso quei settori che hanno subito di più la crisi della pandemia. Parliamo dei pubblici esercizi, parliamo del turismo, parliamo del trasporto persone. Noi abbiamo settori delle fiere, abbiamo settori completamente azzerati. Ecco, su quelli bisognerà concentrare la maggior parte delle risorse. Ma innanzitutto c'è da premettere che ovviamente è interesse di tutti mantenere basso i contagi, anche e soprattutto per le attività economiche. Probabilmente si poteva evitare la chiusura anticipata alle ore 24, perché dal nostro punto di vista servirà a poco. I locali sono già attrezzati con le linee guida, c'è il rispetto sia da parte dei titolari che da parte degli avventori e clienti, per cui probabilmente non vediamo di buon occhio questa misura. Però, come dire, speriamo che il tutto si risolva a stretto giro. Anche se l'inverno sarà dura e ovviamente è un'ulteriore doccia fredda che arriva già da 6-7 mesi abbastanza duri, insomma. È vero che alcuni tipi di attività, soprattutto nel periodo estivo, luglio e agosto, hanno recuperato qualcosa. Il turismo, come sappiamo, in questa regione è andato abbastanza bene, anche se non siamo riusciti a recuperare il mancato incasso, il mancato guadagno della primavera, del periodo del lockdown. Chi era già in difficoltà, sicuramente questa nuova ondata, insomma, potrebbe creare problematiche ulteriori, e quindi bisogna stare attenti. Cioè, dal nostro punto di vista, sicuramente bisogna attenersi alle regole, tutti lo stanno facendo, o comunque c'è una consapevolezza diffusa da parte sia degli operatori che dei clienti. Chiaramente, se si chiudono di nuovo le attività, si rischia fortemente la debacle. Cambiamo argomento. Poteva causare danni maggiori la caduta di 6 lastre di alluminio dalla controsoffittatura del reparto di chirurgia dell'ospedale San Massimo di Penne. Ora si torna a chiedere ad alta voce l'arrivo dei 12 milioni di euro promessi da anni per la ristrutturazione del presidio sanitario Vestino. Allora vediamo insieme il servizio di Stefano Recanati. Paura ieri presso il reparto di chirurgia del presidio ospedaliero San Massimo di Penne. Verso mezzogiorno, dalla controsoffittatura del corridoio, a causa del cedimento di un'asta laterale, si sono staccate 6 lastre di alluminio senza arrecare danni, fortunatamente, a personale medico o degenti. Prontamente sistemata dalla ditta, la struttura è stata controllata, accertando che non vi è stato nessun cedimento di intonaco. Meno male che non passava nessuno in quel momento. Cioè, non è una cosa sottolineare, non è una cosa bella anche per l'immagine dell'ospedale di Penne, che comincia a cadere. Immagine che questo sta cadendo a pezzi oramai. C'è un tratto di corridoio dove non può passare oramai le carrozzelle, ci hanno messo un divieto d'accesso solo pedonale, nessuno le viene a ristrutturare. Qualsiasi volta che c'è un problema non si sa che cosa bisogna fare per rimetterla a posto, cioè non si può andare in questa maniera. Notizia questa che sa un po' di beffa se si pensa ai 12 milioni di euro già destinati alla ristrutturazione del nosocomio Vestino. La convenzione firmata tra Regione Abruzzo e Ministero della Salute per effettuare i primi lavori sulla struttura è stata trasmessa a luglio scorso, con il finanziamento addirittura d'arrivo, ma con il progetto già pronto dal 2013 che adesso va rimodulato. Qui bisogna decidere che cosa bisogna fare. Noi come FIAS abbiamo chiesto di fare un progetto medio-lungo termine per l'ospedale di Penne al direttore generale e anche all'assessore Veri. Sono d'accordo? Allora, sediamoci a tavolo, sediamoci tutti quanti di un tavolo e cominciamo a discutere con le parti sociali che cosa si vuole fare per l'ospedale di Penne, per
per il personale e per tutta l'area vestina, per i cittadini che hanno veramente bisogno di assistenza. Mi è stato detto che i lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi dell'anno prossimo. Ovviamente io sono come San Tommaso, voglio vedere la ferita e metterci la mano sopra, altrimenti se questi 12 milioni e mezzo resteranno così, tanto come argomento di discussione, non avremo risolto niente. Ed ora la politica regionale. In attesa degli esiti dei tamponi effettuati dai consiglieri regionali e dai collaboratori dei gruppi, il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, sentiti i capigruppo, ha stabilito di rinviare il Consiglio in programma oggi alle ore 15 a martedì prossimo, 20 di ottobre. Ma a pesare ci sono anche le divisioni all'interno del centrodestra, per alcuni anche queste alla base dello slittamento del Consiglio regionale. Sentiamo. È stata rinviata al 20 di ottobre la seduta del Consiglio regionale in programma oggi a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. L'ufficio di presidenza, dopo aver sentito i capigruppo, ha deciso lo slittamento per consentire ai consiglieri di conoscere l'esito dei tamponi Covid effettuati in questi giorni. La decisione infatti è arrivata dopo la notizia della positività di un collaboratore del gruppo parlamentare della Lega, che aveva già annunciato che non avrebbe partecipato ai lavori a scopo precauzionale. Una seduta, quella odierna, che si preannunciava sicuramente difficile. A pesare sui lavori il Covid e la crisi nella maggioranza di centrodestra a trazione Lega, innescata dai risultati delle recenti elezioni amministrative che hanno visto la coalizione rimediare una batosta nelle consultazioni più importanti a Chieti e ad Avezzano. In ballo ci sarebbe una mozione firmata all'unanimità da 10 consiglieri e 4 assessori della Lega nell'esecutivo, con la quale si chiedono le dimissioni dell'assessore regionale al turismo, il forzista Mauro Febbo, ritenuto colpevole di aver tradito il centrodestra alle elezioni di Chieti per aver appoggiato la coalizione civica di Diorio al primo turno e non di Stefano. È stata annullata anche la seduta della Commissione Bilancio, sempre con la motivazione legata al Covid. All'ordine del giorno c'era il provvedimento legislativo di ratifica della variazione del bilancio per dare copertura al contratto con il Napoli Calcio per il ritiro a Castel di Sangro, ma per molti anche questo rinvio è da collegare alle divisioni e alle spaccature nella coalizione che governa la regione. Rinviata assieme al Consiglio regionale di oggi anche la discussione che riguarda il polo Amazon da costruire nel Vastese. Ed ora andiamo a Chieti. Il neosindaco Diego Ferrara è al lavoro in queste ore per ultimare e formare la giunta. Il conto alla rovescia è già iniziato e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca. Sentiamo. Sindaco, allora, per la nuova giunta è iniziato il conto alla rovescia, quando si avrà l'ufficialità? Il conto alla rovescia è già iniziato da diversi giorni, manca un tassello fondamentalmente, e avevo più o meno promesso che per la metà di questa settimana avremmo potuto fare i nomi. È probabile che slitterà di qualche giorno, ma non andrà oltre la fine di questa settimana. Sempre nel solco delle competenze, ovviamente, e tutte le componenti, appunto tutte le liste, hanno contribuito ognuno per la sua parte ma con grande entusiasmo a questa bellissima vittoria, quindi è giusto che siano tutti riconosciuti. Ma ho sempre detto che la mia priorità era quella di dedicarmi al decoro della città. Anche se tutto quello che io potrei dirle in questo momento deve essere anticipato da una puntuale verifica delle risorse finanziarie del Comune. Ritengo, ma non lo ritengo solo io, perché in questi giorni ne abbiamo parlato con tutti gli attori di quella che sarà la squadra di governo, dal vice sindaco agli assessori in pectore, eccetera, della necessità assoluta di sapere veramente quanto possiamo avere da spendere, quali sono le condizioni delle finanze del comune, perché, come ho sempre detto, come un buon padre di famiglia non può promettere giocattoli costosi ai propri figli se il suo portafoglio è vuoto. Avete trovato soldi in cassa? Domani si fa la verifica di cassa, domani mercoledì
mercoledì faremo la rituale ricognizione della verifica di cassa e vedremo che cosa c'è. Adesso invece andiamo a Teramo, dove sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di un rudere pericoloso in via Muzzi. Ad intervenire dopo anni di proteste dei residenti e l'incuria da parte dei proprietari dell'immobile, il comune che si avvarrà di fondi regionali per l'intervento sulla struttura. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Dopo anni di proteste del quartiere e di scampati pericoli per la cittadinanza tutta, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell'edificio rudere di via Muzzi a Teramo. Una storia che ha dell'incredibile. Basti pensare che ci troviamo dinanzi al Teatro Romano di Interamnia, il bene archeologico più importante dell'intera regione. L'immobile, di proprietà privata, è diroccato da oltre un trentennio. Ogni giorno e ogni notte perde qualche pezzo, con crolli rumorosi che terrorizzano i residenti. La proprietà ha sempre fatto orecchie da mercante, denunciata senza risultato più volte alla Procura della Repubblica, non è mai intervenuta. Oggi il Comune di Teramo, grazie a finanziamenti regionali, può finalmente iniziare la messa in sicurezza. Qual è la storia di questo palazzo e come siete arrivati finalmente a ristrutturarlo? Beh, la storia è che dal 2004 iniziò l'architetto Mattei a scrivere per questo rudere, per questo fabbricato che insiste su una delle zone più belle della città, per chiedere la messa in sicurezza. Dopo tanti, ma tanti, tantissimi anni siamo riusciti attraverso la Regione Abruzzo, attraverso la Protezione Civile, a fare questo lavoro di messa in sicurezza che, come vedete, i lavori sono partiti e nella prima settimana, più o meno, diciamo così, se tutto dovesse andare per il verso giusto, di dicembre dovrebbero essere finiti i lavori e quindi l'edificio sarà messo in totale sicurezza. E dopo? E dopo ci sarà tutto intorno, innanzitutto gli edifici in aderenza troveranno per fortuna un po' di pace, un po' di tranquillità, perché i rumori notturni a cui erano abituati non dovrebbero più svegliarli. Il contesto urbano e anche il nostro teatro romano che è qui dietro alle spalle troverà una soluzione sicuramente di maggiore qualità e di presenza. Nello stesso tempo successivamente la proprietà deciderà il percorso di questo rudere, di questo edificio. Va bene dunque la messa in sicurezza del rudere di via Muzzi, che tale però resterà, un ricettacolo di sporcizia, topi e pipistrelli in pieno centro storico, un cumulo di vecchie macerie che i proprietari potranno lasciare così anche per i prossimi 30 anni. E adesso ci occupiamo di sport e partiamo dal ciclismo, dal Giro d'Italia che sta attraversando in questo momento le strade della provincia di Teramo, tappa tutta abruzzese oggi, e per parlare di questa tappa, che tra l'altro non lascerà ricordo di sé soltanto per le gesta dei ciclisti ma anche per il Covid, c'è il nostro Jacopo Forcella che la sta seguendo. Allora, buongiorno Jacopo, raccontaci che cosa è accaduto questa mattina e cosa sta accadendo nella corsa a te. Non abbiamo l'audio, Jacopo, c'è qualche problema, non ti sentiamo, ti vediamo soltanto, vediamo se riusciamo un attimo a ripristinare anche l'audio, prova a parlare. Non ti sentiamo, allora magari torneremo tra poco, Jacopo, il tempo di sistemare il collegamento, nel frattempo passiamo al calcio e andiamo a vedere che cosa succede in casa Pescara, il caso di positività del giocatore del Pescara Raul Bellanova e le recenti polemiche sul protocollo della FIGC dopo la mancata disputa di Juventus-Napoli sono stati tra gli argomenti toccati ieri sera nel corso della trasmissione replay dal responsabile sanitario biancazzurro Vincenzo Salini, che ha sottolineato nuovamente che non bisogna accettare che anche nel calcio non esiste il rischio zero. Allora, vediamo il servizio di Andrea Costantini. Sto bene, sono asintomatico, ma non sottovalutate il virus per il vostro bene e per quello delle persone a voi care. Con queste parole ieri il difensore Raul Bellanova ha confermato la positività al Covid-19. Per il giocatore arrivato al Pescara in prestito dall'Atalanta si apre la fase dell'isolamento come previsto dai protocolli federali, mentre ieri i giocatori del Pescara hanno ripreso regolarmente gli allenamenti. Bellanova infatti ha contratto l'infezione mentre era in Under 21, dove si è creato un mini cluster di altri 6 positivi.
arrivi. Gabbia, Bastoni, Plezzari, Carnesecchi, Marchizza e Russo. Bellanova trascorrerà a Milano l'isolamento. Deve recarsi in un isolamento fiduciario, in un posto riconosciuto anche dalla ASL quale idoneo a fare l'isolamento fiduciario, quindi tutte le autorità sanitarie vengono comunicati positivo all'autorità sanitaria, le autorità sanitarie devono sapere dove il calciatore si reca in isolamento fiduciario, quello che è accaduto, se ne è parlato la scorsa settimana per il Napoli, che c'è stato tutto quel, diciamo, tram tram sulla partita Juventus-Napoli. Il professor Salini, capo dello staff medico del Pescara e componente della commissione medica della Federcalcio, torna anche sull'applicazione dei protocolli per il calcio professionistico. La commissione federale, come sapete, della quale mi onoro di far parte, presieduta dal professor Zeppilli, aveva stilato un protocollo. Questo protocollo era stato accettato dalle società ed era stato accettato dal Ministero della Sanità, quindi diciamo che il protocollo non era soltanto frutto delle nostre idee o frutto delle nostre considerazioni, ma era accettato anche a livello politico, quindi voglio dire, per cui tutto quello che è accaduto dopo mi sembra a dir poco strano, perché in realtà era tutto previsto e le società hanno accettato che fino a 10 positivi il campionato sarebbe proseguito senza alcun problema, quindi non, io sinceramente la situazione del Napoli parlo per quello che so e non so tutto quello che è accaduto, però sicuramente qualcosa di anomalo c'è stato. Il presupposto fondamentale è questo: se il calcio vuole giocare e vuole andare avanti a rischio zero è impossibile. Se vogliamo far sì che il calcio continui bisogna accettare un minimo di rischio. Un minimo di rischio che è un rischio calcolato, perché comunque i calciatori sono super controllati. Normale, comprendo che, ad esempio, io mi raccordo spesso con il dottor Braconaro, che è responsabile della Serie C, in Serie C i problemi sono sicuramente diversi e più complessi, soprattutto dal punto di vista logistico, e quello è il problema, diciamo. Tornando al calcio giocato, la positività di Bellanova crea anche un problema tecnico a Massimo Oddo in vista del trittico di partite della prossima settimana. Chi è al posto di Bellanova? Un Ventola che non sembra dare grandi garanzie? O Balzano, che sta rientrando ma è lontano da una buona condizione e ha pochi minuti nelle gambe? Non è escluso che Oddo pensi ad altre soluzioni, come il mancino Jarosinski a destra o una difesa a 5 con Maestro quinto di destra, come visto nel secondo tempo di Reggio Calabria. Allora, dovremmo essere riusciti a ripristinare il collegamento anche audio con Jacopo Forcella per parlare della tappa del Giro d'Italia Lanciano-Tortoreto. Dicevamo, Jacopo, una tappa che purtroppo non si farà ricordare soltanto per quello che accade durante la corsa, ma anche perché il Covid è arrivato al Giro d'Italia già da qualche giorno in realtà, ma oggi in Abruzzo si è verificato qualcosa di più. A te, Jacopo. Adesso spero che mi sentiate, buon pomeriggio. Sì, oggi in realtà doveva essere una bella giornata per la regione Abruzzo e sicuramente lo è, perché avremo una tappa spettacolare con l'arrivo a Tortoreto Lido, con soprattutto le salite di Tortoreto Lido, di Colonnella, di Controguerra. Ci saranno i cosiddetti muri d'Abruzzo che metteranno sotto stress test gli uomini di classifica. Però è anche vero che oggi non si può non parlare della Mitchelton Scott, che ha avuto 3 giorni fa la positività di Simon Yates ed è andata a casa con l'intera squadra, della Jumbo Visma, che ha avuto la positività di Kreuzvig, uomo di classifica, ed è andata a casa. Non sono partite queste due formazioni, c'è la positività di Michael Matthews della Sunweb, che però questo non ha comportato il ritiro dell'intera squadra. Però è chiaro che mentre nella Mitchelton Scott c'era Simon Yates più altri 4 compagni di squadra, nel team Jumbo Visma di Kreuzvig solo lui, la squadra ha deciso comunque, io ho sentito poco fa le dichiarazioni del direttore del team Jumbo Visma, che è stata una decisione per evitare di compromettere la salute dei compagni di squadra, di tutto il team Jumbo Visma. È evidente che in questo momento parliamo di un Giro d'Italia che a sensazione dovrà faticare parecchio, e non solo sui pedali, per arrivare a Milano, perché è evidente che nel momento in cui, come è stato per esempio per la Jumbo Visma, con una positività l'intera squadra va a casa, e siccome siamo solamente alla 10ª tappa,
è chiaro che ci saranno difficoltà per arrivare fino alla tappa conclusiva. Comunque, venendo alla tappa di oggi, la vedete, è molto bella, si arriva a Giulianova, cioè dove c'è un traguardo volante, e poi si prosegue verso la Val Vibrata. C'è una fuga che ha tentato di andare via all'inizio. Il team della maglia Ciclamino De Mar ha provato a chiudere la gruppa ma adesso il gruppo ha dato il via libera, che dentro la c'è Dario Cataldo, di Alessandro Specialetti, insieme a Peter Sagan, che in questa tappa è il naturale favorito, insieme a Simon Clark, a Villella, a Ganna, che ha vinto l'altro giorno una tappa del Giro d'Italia, ma soprattutto è campione del mondo a cronometro in carica, e c'è anche Ben Swift. Mancano, scusate se mi giro, 64 km e 300 metri al traguardo. Dicevamo, c'è stata questa azione. Si era intorno ai 20-30 secondi proprio nel momento in cui stava passando davanti alla nostra sede del gruppo, perché la Groupama di Arnaud Demare, che voleva conservare la maglia Ciclamino perché a Giulianova c'è un traguardo volante che dà dei punti per la maglia Ciclamino, non voleva fare andare via Sagan, che è secondo in classifica in quella speciale graduatoria. Poi ad un certo punto alla Torre di Cerrano il gruppo ha detto basta, la fuga può andare tranquillamente avanti, adesso la distanza è di 4 minuti e 30, questo vuol dire che il gruppo ha dato il via libera, si sono rialzati e adesso questo è un gruppo, lo ricordiamo, fatto di 7 corridori, tra cui il nostro Dario Cataldo, che ha velleità ovviamente salite permettendo di andare fino al traguardo. Sarebbe bello insomma se un abruzzese vincesse in casa dopo insomma le grandi vittorie, ricordiamo quella per esempio di Danilo Di Luca tanto tempo fa, che rimase nella storia, insomma sarebbe bello è arrivato, ha attraversato Spoltore un'oretta fa, c'è stata anche in diretta televisiva Spoltore o Spoltore, non sapevano come si pronunciasse, però insomma Spoltore, città del killer di Spoltore Danilo Di Luca, poi per fortuna dopo qualche attimo di imbarazzo si è risolto le... Va bene, grazie a Jacopo Forcella, chiaramente questa sera nel corso poi del TG ci darai gli ultimi aggiornamenti sulla conclusione di questa tappa. Noi continuiamo con il nostro telegiornale, adesso invece parliamo di Serie C, dunque torniamo al calcio, giornata di riposo per il Teramo che da domani tornerà al lavoro per preparare il match di domenica prossima al Bonolis contro la Casertana. Intanto durante la sessione di mercato sembrava destinato a lasciare i biancorossi il centrocampista Pedro Costa Ferreira, che invece è uno dei protagonisti dell'ottimo avvio di stagione del Diavolo. Domenica scorsa il giocatore portoghese ha trovato anche il primo gol ufficiale stagionale nella vittoria 0-2 a Monopoli, e noi lo ascoltiamo. Sì, tre punti conquistati contro una squadra che l'anno scorso ci ha messo molto in difficoltà, in un campo difficile, un terreno di gioco non in perfette condizioni, però ecco, siamo venuti qua cercando di fare la nostra partita, di essere intensi, cattivi come quello che ci chiede il mister, e alla fine ci ha premiato, ci abbiamo portato a casa i tre punti. Il mister ci tiene tutti sulla corda, ecco, ci tiene al massimo della concentrazione anche prima della partita, è molto bravo a preparare le partite, a caricarci, e quindi penso che questo non sia un caso, anzi poi alla lunga il campionato dirà che non sarà mai un caso, però ecco, è bravo il mister a preparare le partite, a metterci in guardia sulle difficoltà che potremmo trovare su queste partite, sui campi così difficili, ecco. Sia io che comunque tutti i miei compagni di squadra, c'è una grande empatia tra di noi subito al primo giorno, poi il mister ha giocato a calcio, quindi capisce certi momenti, capisce quando ti deve dare il bastone, la carota, quindi è molto bravo a capire questi momenti. Sicuramente cerchiamo di migliorare la posizione dell'anno scorso, perché non rispecchiava comunque i valori della squadra, quindi quest'anno cercheremo di fare molto, ma molto meglio rispetto all'anno scorso, e penso che le basi ci sono tutte quest'anno. Pedro, sei stato uno nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, di coloro che sembrava sul punto di partire, non perché insomma lo scrivevamo noi, ma perché evidentemente era questa la volontà che emergeva. Come hai vissuto queste settimane e come, insomma, qual è stata la tua volontà? No, la mia volontà è stata quella di rimanere, perché alla fine
Sì, leggevo sui giornali che erano uscite, perché dalla società non era mai venuto nessuno da me a dirmi che erano uscite, quindi rimanevo un po' sorpreso dagli articoli che uscivano sui giornali che mi davano in uscita, quindi ero un po' deluso dalle notizie, però avevo la fiducia della società e poi dal mister quando è arrivato dal primo giorno che mi ha parlato, quindi io ho vissuto sempre questi mesi sereni, sapevo quello che potevo dare e quello che potevo fare. È tutto per questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.